Le due si mossero, stando attenti ad ogni rumore sospetto. Le fogne naniche erano un labirinto oscuro e putrido che si diramava per parecchie miglia sotto la montagna, collegando diversi paesi delle Dolomiti. Beatrice fece una faccia disgustata, cercando di non pensare alla puzza di quel luogo. Dopo aver sistemato quella faccenda, si sarebbe fatta un bel bagno caldo e profumato. Il Tazzelwurm si svegliò e cercò di uscire dallo zaino, ma l'incantesimo di empatia selvaggia permise a Beatrice di calmarlo e convincerlo a seguirle senza fare storie. Non amava farvi ricorso, ma erano in missione e un animaletto frustrato avrebbe potuto mandare tutto all'aria. D'un tratto percepirono delle voci provenire dai cunicoli davanti a loro. Beatrice controllò il drago impedendogli di scappare e si nascosero nell'ombra, in cima a un sentiero rialzato. Il canale di fronte a loro era abbastanza grande da far passare un'imbarcazione di medie dimensioni. 6 bracconieri, 3 nani e 3 umani discutevano attorno a una grossa gabbia. Un'enorme palla magica, sospesa a mezz'aria, illuminava la creatura svenuta in quell'ambiente ristretto. Era grande come un bue, con il corpo bipede, il collo lungo e il muso a metà tra quello di un rettile e un uccello. L'intero corpo era ricoperto di piume candide, mentre una lunga cresta bianca partiva dalla nuca per terminare alla base della coda serpentiforme. Beatrice provò un'infinita pena per il basilisco. Anche se erano creature pericolose, la vita come schiavo era peggiore della morte. La creatura dormiva, molto probabilmente sotto effetto di sonniferi. Accanto alla gabbia ve n'erano altre più piccole, dove sibilavano dei cuccioli di Tazzelwurm, forse fratelli di quello che avevano recuperato. Uno dei nani sistemò un baule su un carretto